Ciao ragazzi, buon pomeriggio. Allora, ha stimolato molto il video di stamattina perché ho visto che avete avuto delle risposte anche un po' piccate, perché il passaggio in cui dicevo che bisogna prendere atto della realtà e guardare quello che sarà il mercato adesso, ha fatto un po' di come se qualcuno ha detto: sei andato sulla linea di Pellegatti. Adesso ci spieghiamo bene. Come al solito, non chiedo nulla, ma se vi piace il video mettete un like perché fa crescere il canale. Se vi piace il canale iscrivetevi e la campanella per le notifiche. Quindi, parliamoci bene, spieghiamoci bene. Mi piace come verrà fatto il mercato, come viene impostato, come viene stabilito il budget. Mi piace la proprietà in sé per sé? No. Ho fatto un sogno stanotte, no? Luigi Berlusconi, che ieri ho visto da vicino al saluto a Silvio, mi ha fatto una bellissima impressione, sia come persona che proprio come eleganza, un bel ragazzo, lo vedrei benissimo come proprietario del Milan. Vorrei questo? Sì, vorrei questo. Vorrei il figlio di Silvio che si compra il Milan e ci si diverte come faceva suo padre. Sarà possibile? Non credo. Sarà possibile che a breve, diciamo nell'arco di qualche mese, un nuovo gruppo si interessi al Milan, compri il Milan e faccia una politica diversa da quella di Cardinale, con inserimento di tanti investimenti a prescindere dal bilancio? Sarà possibile? Non credo. E allora dobbiamo stabilire una cosa, se volete seguire il canale, se vogliamo intenderci su quello che ci diciamo: o smettiamo di tifare il Milan, quindi è legittimo, per carità, è legittimo, cioè uno non compra più i biglietti, non fa più l'abbonamento, non guarda le partite, non fa l'abbonamento alla televisione, guarda altro, fa altro ed è liberissimo di farlo ed è una cosa che per certi versi trovo addirittura giusta. Oppure, se è più forte di noi, andare avanti a tifare il Milan, andare avanti non dico a guardare le partite, ma a vivere le emozioni, perché poi guardarle uno può, no? Non può, non è una cosa. Magari qualcuno vorrebbe, ma non può. Quindi diciamo, andiamo avanti a vivere le emozioni che ci trasmette il Milan. Se andiamo avanti a vivere le emozioni che ci trasmette il Milan, e se tutti i giorni ci incazziamo perché non arrivano giocatori che riteniamo all'altezza del Milan, è perché continuiamo a vivere queste emozioni. Perché se no, ragazzi, io non ne parlerei più, no? Non ne parlerei più. E voi non mi ascoltereste più, come non ascoltereste tutti gli altri che vi parlano del Milan. Ma evidentemente non è così, perché oltre l'incazzatura, diciamo, della linea cardinale, poi ci sono le emozioni che viviamo lo stesso. Quindi quando io faccio un video che dico: ok, questa è la situazione, vediamo un attimino di giudicare i giocatori che potrebbero arrivare. Non è un dire: ok, sono con voi, va tutto bene così. No, è un prendere atto della realtà e dare i giudizi che si darebbero indipendentemente dal presidente, dalla dirigenza che c'è dietro. Lo facevamo anche l'anno scorso, no? L'anno scorso, quando è arrivato Origi, insomma, il fatto che arrivasse uno che non giocava mai nel Liverpool, qualche sospetto l'aveva destato. E d'altronde, se proprio vogliamo andare a vedere, anche nell'epoca
passata si sbagliavano gli acquisti. Quindi questo è semplicemente un giudicare chi arriva, come arriva, se ci può stare, se non ci può stare. Non è un giudizio sulla società in sé. Certo che vorrei che Luigino Berlusconi, che è un milanista nell'anima, domani si alzasse e dicesse: ma sapete cosa c'è? Io per onorare mio padre mi compro il Milan. Firmerei adesso, subito. Ma dubito che sarà così. E quindi quando faccio un video dicendo che Chukwueze mi sembra un miglioramento rispetto al Messias di adesso che abbiamo lì, perché sapete che Salamandra per me è più un centrocampista e sarebbe un buon centrocampista, quindi io non lo considero un esterno d'attacco. Quindi quando faccio un'analisi sull'eventuale, eventuale, e ritengo difficilissimo che si potrà fare, lo ritengo difficilissimo, perché purtroppo, per chi distribuisce o fa finta di distribuire il budget a chi fa il mercato del Milan, la cosa più probabile sarà che Chukwueze se lo prende l'Arsenal, che lo paga, e a noi ci lascia il loro che va in scadenza, Nelson, che obiettivamente vi dico, non so se sia più forte di Messias. Non so se sia più forte di Messias. Quindi il senso dei miei video sarà questo, cioè giudicare come si può inserire tecnicamente, tatticamente un giocatore nel Milan attuale. Per quello ho fatto l'analisi dicendo che Chukwueze potrebbe portare a un 4-3-3 più che un 4-2-3-1, perché ci esporrebbe in fase difensiva a prendere, insomma, delle imbarcate. Quindi è questo il senso del video, l'analisi. Perché ragazzi, io sul fatto che continuerò a tifare Milan, mi spiace, ma io continuerò a tifare Milan, continuerò a emozionarmi per il Milan, continuerò a voler vedere vincere il Milan. Non mi augurerò che il Milan andrà male, che il Milan perderà le partite, che no. Anche perché so che non ci sarà Luigi Berlusconi lì pronto, se il Milan va male, a intervenire e a prenderlo. Quindi il senso dei video che farò sul mercato è quello: quando esce una notizia che il procuratore è andato a casa Milan a parlare del giocatore, poi dall'Africa, perché dell'Italia mi fido zero, ma dall'Africa viene, dalla Nigeria, che potrebbe essere stato addirittura trovato un accordo tra il Milan e il giocatore sulla base di 5 anni, allora lì si può commentare il giocatore in sé. Poi non è che sto a commentare tutti i giocatori che oggi ne sono stati detti altri 500. E il fatto che dico di ragionare in base a quello che c'è in questo momento, ok? Vi faccio un esempio. Io giuro che non avevo letto la Gazzetta stamattina quando ho fatto il video, anche perché l'ho fatto erano le 5. Quindi non sapevo il titolo della Gazzetta, che ha messo Tonali e Barella e Sbarella. Allora io ve lo dico già adesso. Io sono sicuro, e vediamo se poi a fine mercato ve lo ricorderò questo video. Io sono sicuro che quel titolo della Gazzetta sarà vero per quanto riguarda Tonali, e sono felice di questo. Ma non sarà vero per quello che riguarda Barella, o se non sarà Barella saranno altri due. Ma due giocatori della seconda squadra di Milano andranno, perché dovranno portare soldi in cassa e saranno un modo per spingere le società in cui andranno a giocare a cedere giocatori in prestito gratuito all'Inter, come è successo per Lukaku. La fate una scommessa con me? La fate? Ce la facciamo una scommessa tra di noi? Io personalmente dico che saranno Onana e Barella. Se non sarà Barella, sarà uno tra Brozovic o Lautaro Martinez. Ma due giocatori della seconda squadra di Milano, degli indebitati a 1,5 miliardi, andranno via. Andranno
perché hanno bisogno di soldi e useranno la cessione di questi giocatori per avere dei buoni giocatori in prestito che magari gli rinforzano pure la squadra, eh? Non è escluso questo. Magari in questa operazione poi sono capaci pure di rinforzarsi perché loro in questo sono bravi, c'è da dirlo. Hanno 13 giocatori in prestito, non gliene frega niente loro di avere giocatori in prestito. Loro vivono sul momento, sull'oggi, non guardano. Noi abbiamo un'altra strategia che non ci piace, ma non mi piacerebbe neanche quella, sinceramente. Anzi, lasciamo perdere, perché porta prima o poi sappiamo dove. Io non vorrei mai che venisse ceduto Tonali, perché la società ha bisogno di entrate. Io non vorrei mai venisse ceduto Maignan, non vorrei mai venisse ceduto Theo Hernandez. Quindi a questo devo prendere atto di questo. Devo prendere atto di questo. Quindi io ragiono in questo momento sui fatti. Il mio giudizio l'ho dato e continuo a darlo sulla strategia generale, sulla proprietà, su quello che non mi piace. Ma non mi posso esimere dal giudicare i fatti, quindi il giocatore che arriva, la strategia di mercato e l'eventuale cessione. Io sono sicuro, ve lo sto dicendo, poi andremo a vedere alla fine del mercato, che loro cederanno due giocatori perché non possono altrimenti probabilmente neanche iscriversi al campionato. Due giocatori. Scommettete con me? Spero di essere stato abbastanza chiaro, ragazzi, su quello che penso, augurandomi che poi potrò discutere con voi sul fatto che magari prima o poi Luigino Berlusconi, così, fulminato sulla via di Damasco, chissà mai. Ciao ragazzi, spero di essere stato chiaro. Nei commenti ditemi quello che pensate, come volete, dite pure se siete d'accordo o non d'accordo, bastonatevi se sono da bastonare, dite tutto quello che volete. E spero di essermi spiegato. Se vi è piaciuto il video, mettete un like, non vi costa nulla, e la campanella per le notifiche e l'iscrizione. Ciao ragazzi, forza Milan sempre!